Marco Bottiglieri, il nuovo presidente del Rotary Club Ischia Isola Verde, inizia una nuova avventura nell'associazionismo ischitano. Sì, certo, ieri c'è stato l'insegnamento, il mio insegnamento è stata una bellissima iniziativa con tanti soci che sono intervenuti e abbiamo parlato di cose fatte e cose da fare. Sicuramente le attività che svolgeremo anche quest'anno andranno nella direzione dei progetti che abbiamo già portato avanti quest'anno e quindi una maggiore attenzione all'ambiente, un'attenzione particolare anche ai ragazzi delle scuole, perché comunque vanno indirizzati, vanno comunque seguiti in particolar modo. E poi tutte le iniziative che comunque noi seguiamo attraverso dei progetti con altri club col quale quest'anno abbiamo partecipato, tipo un progetto con il club di Procida e quello di Pozzuoli sulla salvaguardia dell'ambiente e del mare. È un altro progetto molto bello che abbiamo, di cui poi ci vantiamo anche di aver vinto come miglior progetto regionale fatto con Procida e per Terra Murata, quindi un riprendere quei luoghi che sono un poco abbandonati, che possiamo dare noi anche un segnale di ripresa e di riorganizzazione. E i progetti che porteremo quest'anno ancora all'attenzione, diciamo, del club, sono sicuramente anche a vantaggio sicuramente del territorio, della cultura e anche diciamo, abbiamo individuato dei siti al quale vorremmo dedicarci per poter portare una maggiore visualizzazione anche, e conoscenza, anche valorizzandoli. Insomma, tante cose, penso che inizieremo sicuramente nel miglior modo possibile. E per quanto riguarda la fondazione di questo nuovo club che risale al 2021, quindi l'Isola di Ischia adesso vanta di due sezioni del Rotary Club, che insomma puntate molto di più sui giovani. Sì, il nostro è un club giovane, nato nel 2021. Il primo presidente del club è stato Giacinto Calise. È una persona già che aveva esperienza fatta nel Rotary precedenza decennale, insomma, quindi è una persona già molto attiva, insieme anche a Antimo Lupoli, Danilo Borsò e altri soci che comunque avevano già esperienza. Buona parte dei soci di questo club, il Club Ischia Isola Verde, sono giovani, diciamo come età, ma anche giovani perché giovani di esperienza, diciamo, e quindi ci stiamo formando, grazie anche all'aiuto di Danilo, appunto, di Antimo e di Giacinto Calise e di Bernardo, anche Bernardo De Martino. Tra le tante novità in cantiere e progetti c'è un progetto che riguarda appunto Casa Micciola e inerenti alle ultime vicissitudini purtroppo catastrofiche. Sì, allora con il club, con tutti i club d'Italia e il club Rotary di Malta, c'è stata una raccolta fondi per aiutare il dopo l'alluvione di Casa Micciola, quindi è stata una raccolta molto importante finanziata appunto da Rotary e in questo mio anno avevamo già iniziato a individuare delle priorità per Casa Micciola e quest'anno noi sicuramente andremo a incidere su Casa Micciola, su quelle che sono le priorità che stiamo valutando adesso, una serie di progetti e abbiamo già stanziato, già individuato alcune priorità che andremo a dire a breve, insomma, in una conferenza stampa che faremo insieme all'amministrazione di Casa Micciola.